Signori e signori, in qualità di critica d'arte e membro del Comitato Scientifico Tecnico della Galleria Dan Venice Art Gallery, vi do finalmente il benvenuto. Inauguriamo questa sera la mostra Fam Art, una collettiva concorso che racchiude nel suo titolo la parola fama, quasi a richiamarci la notorietà del luogo che ci ospita. Siamo la casa dei Carraresi, nel cuore della città di Treviso, e anche a richiamare la notorietà appunto delle numerose esposizioni che qui si sono tenute e che si tengono. È una mostra ambiziosa, lo potete capire anche dal titolo e dallo slogan di questa collettiva, Fam Art, ossia futuro ambizioso, motivazione, arte. Il premio prestigioso è suddiviso in due sezioni. Una per quanto riguarda gli artisti che partecipano in videoproiezione e l'altro per chi invece partecipa con le opere appunto esposte. Numerosissimi sono stati gli artisti, lo vedete, sono suddivise le loro opere su ben tre piani. Dopo chi seguirà la mia introduzione probabilmente li elencherà anche. Abbiamo tante cose da ricordare, spero di non dimenticare nulla. Dicevo, il premio è suddiviso in due sezioni, numerosi i premi e in più numerose anche le giurie, perché le giurie che decreteranno i vincitori sono ben tre. Una giuria di esperti, che è formata appunto dal Comitato Tecnico Scientifico della DEM, ed è composta da, vado a leggervi i vari membri: Daniele Minotto, Elena Petras Duleba, Lorenzo Renzulli, Siro Perin, la sottoscritta Barbara Burtot, Giorgia Pollastri, Giancarlo Delio e Favaretto Maurizio. Bene, dicevo che questa mostra è molto molto ambiziosa, ha come focus quello di mettere in luce l'unicità di ognuno degli artisti che ho alle mie spalle, che come vi ho detto prima sono stati veramente numerosi e tutti di grande spessore artistico, come potrete vedere voi stessi. Abbiamo anche poi la giuria, vi ho detto, una seconda giuria, la giuria popolare. Ovviamente questa è composta da tutte le persone che visiteranno la mostra e che potranno ammirare le opere dal 1 ottobre, da oggi, fino al 14 ottobre. Infine c'è la giuria web, che è la giuria composta da chi invece voterà le opere, esprimerà il proprio giudizio attraverso la pagina Facebook della DEM. Sono state inserite queste ultime due giurie, appunto quella popolare e web, anche per venire incontro un po' a quella che è stato il desiderio forte degli artisti stessi, cioè quello di venire incontro al pubblico, di arrivare ad una fascia sempre più vasta di pubblico e anche avere un feedback da questo, perché è veramente fondamentale sapere anche tenere conto del giudizio del pubblico. Avete tutti quanti la possibilità, come vi dicevo, di votare fino al 14 ottobre. Bene, io concludo prima di dare la parola a chi ha organizzato e curato questa mostra. Volevo ringraziare in modo particolare lo sponsor. Noi abbiamo un importante sponsor. Adesso, per non sbagliare, non so se è presente. È presente Elena, il signore? Figli presenti. Ah, i figli. Allora, ai figli chiediamo appunto di portare i nostri ringraziamenti al padre. Ringraziamo Francesco Lorenzon che con la sua azienda agricola Le Magnolie fa da sponsor a questo importante e prestigioso concorso di pittura. Grazie mille. Adesso con un po' di batticuore...
perché non vedo l'ora che si tagli il nastro di FAMART, passo la parola, come dicevo prima, all'ideatrice, alla curatrice di questo evento, che è anche la gallerista, fondatrice e art manager della Dam Venice Art Gallery, Elena Petras Duleva. Grazie mille. Sono veramente felice di avervi tutti con noi oggi qui, in questa bellissima location di grande prestigio, con una qualità delle opere uniche, perché alle mie spalle, davanti al un grande gruppo di visitatori presente oggi, abbiamo gli artisti unici, migliori, con le loro opere, che fanno una bella sfida a molti premi. Vi diamo il benvenuto e un caloroso applauso. Questo applauso è per tutti voi. Voglio ringraziare tutti i partecipanti oggi, perché con le loro opere hanno arricchito questa bellissima mostra. Oltre alla sfida, ci sarà veramente un bellissimo servizio di qualità dalla Dam Venice Art Gallery per valorizzare le loro opere, la loro creatività su tutti i nostri social. Non mancate a seguirci per dare una bella votazione anche per il concorso, che è quello che ci segue sulla pagina Facebook della Dam Venice Art Gallery. Abbiamo in questa bellissima sala qui omaggio a un grandissimo pittore che ci sta al cuore la Dam Venice Art Gallery ormai da anni, e non poteva mancare oggi un applauso per omaggiare Giampaolo Minotto. Grazie per il vostro applauso, così si sente anche la famiglia e qui presenti la cara moglie e i familiari. Abbiamo omaggio un artista di un grande nome, di grande fama internazionale, il grande maestro Aleksandr Kanevskij, l'ospite di onore che ci fornisce questa bellissima mostra. A tutto il piano allestito, primo piano, avete l'onore e il privilegio, proprio iniziando da oggi, di dare una votazione, un pensiero della commigioria popolare, che vi spiegheremo dopo in seguito come fare premiare gli artisti che sono già in concorso. Nel secondo piano ci sono vari saletti esposti con mini personali o mini personali in metà o anche parzialmente di artisti che hanno avuto il desiderio di esporre più opere. Al terzo piano ci sono i maestri in esclusiva della Dam Venice Art Gallery. Tutti quanti danno una cornice in più per una qualità in più, e spero che questo sia di vostro gradimento. Facciamo un applauso a tutti presenti e partecipanti oggi. Vi ringrazio per la vostra presenza. Ringraziare tanto il comitato scientifico, che ha un bel lavoro da fare. Accanto a me, professore Maurizio, che ha lavorato già con i video, ha presentato tanto, e credo che dopo il rinfresco potremo continuare anche per fare altre riprese con altri artisti. Giorgia Polastri, Ciro Perin, Barbara Portotto, Lorenzo Renzulli, che non è con noi, tutto il comitato staff della DEM, che anche adesso sta lavorando e sono dopo le quinte. Pietro Pivetto ringrazio, Filomena Scolaor, io ringrazio tutti, incluso anche tutti i nostri partnership, che oggi non sono tutti presenti, però con il cuore non ci lasciano mai. Io ringrazio tutti i presenti, passo la parola al professore per dare un breve introduzione della mostra. In seguito ci sentiremo la voce di un critico che fa parte del comitato. Sì, grazie. Sì. Allora, io vorrei fare un'osservazione con voi. Visitando la mostra vi renderete conto che c'è un'enorme quantità di stili. E questo vi farà rendere conto che per una giuria giudicare è una cosa molto complessa. Allora, perché adesso ci troviamo in questa situazione? Se dovessimo tornare indietro nel tempo, nelle gallerie, neanche nei concorsi, non c'era questa grande esplosione di creatività per cui gli artisti andavano ognuno per conto loro. È una vicenda dei nostri tempi. È tutta da capire. Sappiate una cosa, è più difficile camminare da soli che camminare dentro una strada già tracciata, dove c'è un gruppo che ha delineato delle linee guida.
Camminare da soli è una cosa, secondo me, complessa, perché avete un problema tecnico, un problema ideologico, avete un problema anche di stare. Io spero che una cosa pian pianino tra gli artisti deve essere chiara. Non c'è concorrenza. Siete tutti quanti magnifici e ognuno ha la sua dignità. Non c'è il più bello o il più brutto. Sono tecniche differenti che sono a volte anche inconfrontabili. Per cui in qualche maniera vi trovate di fronte soltanto a una cosa, voi stessi. Però vi voglio, su questo io vorrei che voi siate anche abbastanza consapevoli di questo aspetto qua. Non è che se qualcuno giudica il vostro quadro ha giudicato voi. Non c'è nessun collegamento, voi siete una realtà molto più grande, avete fatto un elaborato che magari passato un po' di tempo ve lo siete anche dimenticato, ma voi siete e siete molto importanti. E quindi una cosa, fare un'osservazione sopra una vostra opera non vuol dire giudicare la persona, sono due cose differenti. Quindi secondo me camminare da soli deve portarvi a avvicinarvi agli altri. È un problema di ascolto, è un problema di ascolto della nostra epoca. Vedete persone che stanno facendo cose diverse e questo potrebbe essere un arricchimento, non è una cosa contro di voi che state facendo cose di tutt'altra natura. Ecco, qui io penso questo, penso uno, abbiate amore l'un dell'altro, perché gli artisti sono una cosa di cui la società ha estremamente bisogno. Quando vedete un quadro terribilmente cattivo e terribilmente quasi distruttivo, non è che quella persona è così. Quella persona ha respirato qualcosa del mondo e ce l'ha restituito. Quindi, in qualche maniera, lo stesso vale anche per chi va in cerca di fare delle cose dolcissime e bellissime. E uno dice, ma io non vedo in giro tutta questa bellezza. È uno stato d'animo, sono due stati d'animo, diversissimi, ma tutti e due necessari. Perché una cosa che ha l'artista è che ancora si indigna quando di fronte a delle cose che voi sapete meglio di me, sono così. Io penso che deve esserci vicinanza tra gli artisti. Dovete fare comunità, non sentirvi uno contro l'altro. Ecco, va bene, io questo sono le mie osservazioni. Vi ringrazio. Grazie professore Carvaletto, grazie per tutto questo impegno che ci sta facendo con il nostro comitato, grazie per la sua presenza e le sue parole preziose. Io ringrazio anche la Barbara. Tutti presenti, passo parola a Ciro Perino. Usare prendendo spunto dalle parole di Barbara e dal titolo La fama dell'arte. Però oltre a questa dimensione ideale, ci siamo protesi alla fama, quindi anche alla gloria, ed è doveroso e giusto, però mi piace giocare con un qualcosa che è più terra terra, perché fama sembra avere la radice comune con la parola fame, e quindi mi piace giocare con il titolo con la fame dell'arte. Quindi qua siamo tutti affamati d'arte e mi sa che qui abbiamo, oltre al rinfresco, quello concreto, quello tangibile dove se magna, per dirla più terra terra, abbiamo veramente diverse pietanze ideali e qua possiamo nutrirci, quindi noi affamati d'arte, e credo sia una bellissima cosa avere fame dell'arte, perché c'è bisogno dell'arte, senza questa non si può stare, quindi noi siamo condannati a protenderci verso la fama, ma anche a protenderci verso la fama e la fame dell'arte. Quindi che dirvi? Buon appetito! Grazie, grazie davvero! Così. Passiamo per un carissimo saluto a Giorgia. Grazie a tutti. Io parto invece da Elena, che se non ci fosse Elena bisognerebbe inventarla.
perché malgrado io venga dalla realtà veneziana, dove abbiamo una Venezia piena zeppa di arte e di persone che vengono a visitare le opere artistiche di Venezia, Venezia non è, cioè l'arte non è solamente quella che è nelle grandi mostre degli antichi o degli artisti del passato. L'arte è quella che Elena va a cercare, tra le mani di tutti questi artisti, perché nelle mani di questi artisti, dalle mani di questi artisti scaturisce la bellezza. Più che arte io la chiamo bellezza, perché anche se c'è un'opera che magari non mi soddisfa o non è in sintonia con il mio sentire, sicuramente con il suo trova risonanza. Quindi complimenti alle mani di tutti questi artisti. Grazie Elena. Essere con noi, far parte di questo comitato importante. Io ancora un'altra volta voglio ringraziare tutti presenti, spero che nessuno non abbiamo dimenticato qui, e con un riassunto: ogni artista avrebbe la possibilità di condividere i suoi lavori, ogni artista spero di avere la possibilità di registrare anche domani, dopodomani, questi giorni faremo le nostre riprese per avere un video regalato dalla Damiris Art Gallery con le sue opere. Questo sarà un nostro dovere di farlo. Di solito questo dà un aggiunto in più per valorizzare l'artista. La Damiris Art Gallery questa volta farà un premio con molti premi all'interno, perché ci saranno persone che verranno qui in questi 14 giorni di vedere la mostra, dare un parere e selezionare l'artista che può piacere di più o di meno. Quindi saranno nel giorno del 14 della premiazione premiati, segnalati le persone che avranno una selezione per una collaborazione futura con la Damiris Art Gallery, può essere anche vari progetti di collaborazione futura, ma anche di avere un premio che non è iscritto nel bando e sarà un premio aggiuntivo speciale. Tutto questo mi dà la possibilità di essere più attivi, quindi la mostra, l'apertura ufficiale del concorso parte da adesso. Spero che la vostra collaborazione con noi possa dare più visibilità a voi, a noi, a tutto il progetto, che questa comporta darvi un valore aggiuntivo anche a tutte le opere, la vostra bellissima creatività. Sono veramente felice che siamo insieme e lanciamo questo Fam Art a livello internazionale. Il catalogo che noi faremo e vi lo daremo il 14 avrà la possibilità di essere visionato anche le nostre sedi all'estero, perché la Damiris Art Gallery ha varie sedi in futuro da ideare, fondare, creare e dare vita, e questo dà la possibilità di lanciarvi anche in vari aspetti internazionali. Vi ringrazio un'altra volta e vi invito tutti quanti a visitare la mostra, essere in concordanza con la Filomena in quanto riguarda le video riprese, in più il catering della sala conferenze sopra vi aspetta tutti quanti, con un vino di grandi qualità. Italy vi aspetta sempre a questo bellissimo catering, e spero che questo sarà soltanto un valoroso punto di grande partenza. Vi ringrazio. E votate. Questo applauso invece anche per tutti voi presenti qui, ve lo meritate perché avete dedicato l'anima a questa bellissima mostra. Grazie a tutti voi. Ah, ecco il nostro sponsor, prego. Dai, così almeno parli della qualità di salire. Ecco, in persona. Sì, è perfetto. Buongiorno a tutti, grazie, mi scuso del ritardo, ma non sono riuscito a fare prima, c'era un traffico pesantissimo per strada, vi ringrazio. Spero che, anzi la signora senz'altro ha fatto un'ottima presentazione, non mi resta che anzi aggiungere di bere bene, perché comunque l'arte è anche questa, come fate voi. Grazie mille. Quindi questa qui è soltanto un inizio, io avrei da parlare tante belle cose, chi ha il piacere di parlarmi in privato e chiedermi delle cose sono sempre disponibile. È difficile parlare con me sempre, ma qua si può. Purtroppo gli impegni lavorativi mi portano un po' via, però oggi sono tutta con voi, sono tutta per voi. Quindi...
bambini, siamo tutti qui. Un caloroso, affettuoso abbraccio a tutti, vi vuole tanto bene e che non finisca mai l'arte. Create sempre, perché questa è un'espressione della vostra anima. Sono i vostri figli, la vostra espressione, la vostra bellezza, le vostre emozioni. Sono così belli. Sono belli, veramente fanno la nostra vita più colorata, più armonica, più piacevole, più varie sensazioni. E questo evento è bello, è più bello di tutte le cose. E spero che questo amore amorevole con l'arte lo possiamo portare qui, fuori, ovunque noi ci troviamo. L'arte della poesia, o poesia nell'arte, comunque lo vogliamo chiamare, è bellezza. Grazie.